Si è conclusa oggi ad Arco Bike Transalp, la massacrante traversata in 7 tappe delle Alpi partite a Imst una settimana fa. Una giornata piovosa ha messo a dura prova tutti gli atleti, suddivisi in diverse categorie. Nella tappa partita da Trento e che ha attraversato il Bondone, con un dislivello totale di oltre 2000 metri. Noi ci soffermiamo più sull'aspetto umano che sportivo, parlando delle squadre locali che hanno partecipato, che hanno raggiunto il traguardo finale in posizioni onorevoli ed hanno partecipato più per mettersi alla prova e per vivere un'avventura sportiva molto emozionante. Tra i gruppi misti ha ben figurato la coppia del mensile Labusa, composta da Veronica Di Fante e Mauro Bontempelli, piazzatisi al 23° posto, seconda squadra italiana su 46 partecipanti. La classifica master vede la squadra di Telegarda Trentino piazzata al 35° posto. Purtroppo alcuni incidenti, fortunatamente non gravi, hanno penalizzato i nostri atleti Luca Giuliani e Marco Fattorelli, che per il secondo anno sono stati portabandiera della nostra emittente. Buona posizione anche per i team del Giuliani Cicli, il Riva del Garda Trentino e Carpentari. Quest'anno bellissima, bel tempo anche quest'anno, invece un po' più sfortunata dell'anno scorso perché abbiamo avuto tante forature e penultima tappa anche una rottura della bicicletta, ma l'abbiamo sostituita e siamo riusciti a finirla anche quest'anno bene. Come posizione siete soddisfatti? Soddisfatti, parolone. No, siamo partiti bene i primi giorni e poi causa qualche foratura e un po' di stanchezza a metà Transalp e siamo retrocessi, ma comunque l'importante era finirla e arrivare ad Arco sani e salvi e questo ce l'abbiamo fatta. Difficoltà del percorso a differenza dello scorso anno? Ma tecnicamente è molto simile. Quest'anno abbiamo fatto una tappa con l'arrivo a Livigno, era veramente, veramente bella. Paesaggisticamente abbiamo fatto dei single track bellissimi, delle viste stupende. Di là forse era un po' più continua, invece qua è stata alternata tra bei paesaggi e dei momenti magari meno belli, ma tecnicamente uguali. Prima volta alla Transalp, com'è stata? È una bella esperienza unica, ci penseremo se rifarla perché è molto dura, comunque vedi dei posti incantevoli. In bicicletta effettivamente passi sotto cascate, sui sentieri, su dirupi, arrivi in quota, vai dappertutto, vai ovunque, è veramente un'emozione unica. Le difficoltà più grosse che hai incontrato? Le difficoltà I sono ragazzi sono tante. fortissimi, guardali qua, questi qua sempre attacco, sempre attacco. Telegarda, avanti e tutta. Menare, Le difficoltà più grosse sono queste, la presenza sempre dei nostri amici, no, scherzo. È stata una bella Transalp anche per il gruppo. Eravamo un gruppo folto, numeroso, e ci siamo supportati uno con l'altro e ci siamo veramente divertiti. E allora la fatica passava per fortuna un po' in secondo piano, dai, diciamo così. Com'è stata l'esperienza e i momenti belli e brutti della gara? Allora, i momenti brutti non ce ne sono stati, a parte ieri c'è stato un caso così del Piccolo Luca Pota, un incidente. piccolo incidente di percorso, una cosa praticamente che può capitare con tutti i sentieri e tutti questi pericoli che ci sono su in montagna. Però una cosa bella che non è successo niente a Luca. E è andato tutto a buon fine, che sono arrivati con un tempo un po' più alto del solito, però sono arrivati a concludere questa Transa 2016, Anzi, ecco. diciamolo, siamo arrivati in due e su una bici con l'altra bici in spalla. Questa è stata una cosa entusiasmante. Ci siamo fatti 17 km. Avevamo la nostra massaggiatrice ufficiale che tutti i giorni praticamente faceva 5 massaggi un giorno e il giorno seguente gli altri 5 atleti Ci ha salvato la vita. con tutte le mattine ci facevamo un massaggio per prepararci alla tappa del giorno praticamente. È stata una gran bella esperienza con questi pazzi.
poi chiaramente avevamo le nostre telecamere per far filmati la sera e tutte le cose più spensierate e come si può dire, io non sono tanto bravo nella dialettica, però è una goliardica, ecco, esatto, come ieri sera che sono andato nelle camere a girare con questa telecamera a intervistare i miei concorrenti, perché loro erano i nostri concorrenti. Allora giravo con la telecamera a vedere se riuscivo a un po' così sconcentrarli dalla tappa di oggi. Infatti sono riuscito, sono arrivati dietro. È un'esperienza particolare, indimenticabile di sicuro, molto faticosa, però ne è valsa la pena. Siamo stati fortunati perché i primi 6 giorni abbiamo preso bel tempo, quindi panorami fantastici. Tanta fatica perché i percorsi sono sempre duri, però in due è un'esperienza da fare. Da soli non so se sia possibile farcela. Le difficoltà maggiori e le soddisfazioni che hai avuto in questa gara? Difficoltà sicuramente la fatica fisica. È stato molto caldo questa settimana, abbiamo sofferto lungo il percorso, di solito intorno agli 80 km giornalieri. E c'erano solo 2 ristori, quindi bisognava un po' arrangiarsi con le borracce e col cibo. Però la soddisfazione ogni volta di arrivare, soprattutto perché l'abbiamo fatta in gruppo, e di trovare tutto il gruppo di amici che ti aspetta, è una bellissima cosa. È stata un'esperienza fantastica che mi ha riempito, mi ha dato grosse emozioni da quando sono salito sul pullman all'arrivo qui adesso ad Arco. È stata tutta un'emozione indescrivibile, giorno per giorno, momento per momento, con una bellissima compagnia, un gruppo qua di ragazzi locali che un anno fa per scherzo mi hanno detto facciamo la Transalp, e da lì è nato tutto. Fino ad adesso, insomma, ecco. Un'esperienza da ripetere? Assolutamente, un'esperienza da ripetere, anche perché poi quest'anno siamo scesi di là, c'è già quasi voglia di pensare all'anno prossimo che si scenderà dall'altra, quindi si partirà dalla Germania, sarebbe bello dire ho fatto entrambi i versanti, insomma, della manifestazione. Vediamo, adesso qualche giorno per tirare il fiato, dopo probabilmente si parlerà già ancora di Transalp.